Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa lezione. Per coloro i quali si vedessero per questa come prima lezione, voglio dire che queste lezioni sono una sorta di pillole, una sorta di aiuto, di strumento per affrontare alcuni argomenti di letteratura italiana, poi ce ne saranno altri di storia. Quindi non devono essere assolutamente interpretate come sostitutive dei libri di testo. Il vostro libro di testo è lo strumento principale per riuscire a capire e accogliere la complessità della lezione. Quello che invece vi propongo io oggi è un piccolo approfondimento, comunque un potenziamento di quelle che sono le tematiche che andremo a trattare. In questa lezione parliamo di letteratura italiana e in particolare ci concentriamo sul realismo. Che cos'è il realismo? Il realismo innanzitutto dobbiamo inquadrarlo nella realtà italiana che va dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dalla costruzione importante di alcuni regimi, in particolare del fascismo, fino a poco dopo questa guerra. Parleremo oggi di alcuni autori, ma soprattutto dobbiamo mettere alcuni punti fissi su quali sono le caratteristiche. Quando parliamo di realismo, dobbiamo parlare di censura. Perché? Perché questi scrittori stanno operando in un periodo in cui vi è una forte censura dettata dal regime fascista. Pertanto non si poteva scrivere ciò che si voleva, se non a rischio di incorrere in sanzioni o privazione della libertà personale o addirittura la distruzione dell'opera. Questi autori, pertanto, se volevano affrontare tematiche di tipo sociale e politico, dovevano farlo con astuzia oppure scattando quella che era una fotografia della realtà. Ecco perché il nome realismo. Qualcuno di voi potrebbe anche domandarsi che differenza c'è nell'analisi della realtà tra il realismo e il verismo. Chiaramente la differenza è enorme, perché soprattutto siamo su ambiti e su periodi storici completamente diversi. Parliamo del verismo di Verga nella seconda metà del Novecento, nei primissimi anni nella prima seconda metà dell'Ottocento, nei primissimi anni del Novecento, quando c'erano delle tematiche, c'era un contesto storico di un certo tipo. Oggi, con il realismo, parliamo di un contesto che è quello della metà del Novecento, quindi è cambiato tutto fondamentalmente. E si parla, dal punto di vista di temi, si tratta di un realismo che valuta soprattutto i comportamenti individuali. C'è anche un minimo di analisi, cosa che non vi era all'interno del verismo, no? Perché il verismo doveva scattare soltanto una fotografia asettica su quello che era la realtà. Poi potremmo anche discutere dell'utilizzo che fa di questo verismo Verga all'interno dei Malavoglia o piuttosto che in Mastro Don Gesualdo, dove il lettore viene portato, no? A formulare un giudizio secondo quello che era la via che proponeva Giovanni Verga. Il realismo è qualcosa di completamente diverso, è qualcosa che parla di un contesto storico particolare, impregnato di regime, impregnato di guerra e soprattutto di grandi politiche sociali. Chi sono gli autori? Innanzitutto incontriamo un primo autore atipico, che si chiama Massimo Bontempelli. Massimo Bontempelli rischiamo di non trovarlo all'esame di maturità, però è fondamentale che quantomeno si sappia chi era e che cosa ha scritto. La sua opera principale è senza dubbio La morte di Ade e dei suoi figli. Massimo Bontempelli appartiene a quello che viene definito il realismo magico, sarebbe a dire una fusione tra realismo e elementi irrazionali. La storia di questo romanzo è un po' particolare, la storia di una donna bellissima, amata dal marito, dai figli, venerata da tantissimi altri ammiratori per la sua bellezza, che un giorno si rende conto che la bellezza ha una data di scadenza, cioè che non si può essere belli per sempre. E allora cosa decide di fare in preda ad una crisi, diremmo quasi pirandelliana? Decide di chiudersi, di isolarsi dal resto della società, mandando in confusione tutti coloro i quali le gravitavano intorno. Gente che alla fine tecnicamente proprio morirà distrutta dal dolore. Quindi, ovviamente, non è un romanzo lineare, è un romanzo che ha dentro i cardini del realismo, perché c'è una fotografia della realtà, anche una sua componente assolutamente irrazionale. Per questo motivo possiamo dire che Massimo Bontempelli è un autore particolarmente atipico. Accanto a lui è il caso anche di citare Anna Maria Ortese. Beh, Anna Maria Ortese, apro una piccola parentesi,
il suo Cardillo innamorato è stata spesso un autore che è venuta fuori in compiti particolari della maturità o anche prove per i docenti, prove di selezione per i docenti. È un autore in effetti considerato non di primissimo piano, anche se è una cosa sbagliatissima mettere un'etichetta su un autore e dire un autore importante o meno importante. Tuttavia non occupa un posto come quello per esempio di Vittorini, di Corrado Alvaro, di Ignazio Silone, di Carlo Bernardi, però comunque ha una sua specificità che è legata soprattutto alla sua territorialità. Anna Maria Ortese è napoletana e racconta in maniera anche cruda, sebbene anche lei legata a una sorta di tematica irrazionale e magica, che cosa? Il Sud. Il Sud, la sua Napoli e soprattutto l'arretratezza meridionale. Perché guardate, noi non riusciamo a comprendere gli autori, soprattutto del Novecento, se non facciamo riferimento al contesto storico e sociale. Stiamo parlando di un contesto storico e sociale particolarmente complesso nel sud dell'Italia, un sud dell'Italia che o si avviava in una fase di guerra oppure veniva fuori da una guerra che aveva lasciato particolari macerie. Non dimentichiamoci che il sud ha avuto tutto un suo travaglio nella seconda guerra mondiale, che da Regno d'Italia occupato tra virgolette dal regime fascista diviene poi una parte del, con il compromesso tra una parte dello Stato italiano e ovviamente gli alleati, dopo l'8 settembre diventa un territorio gestito da forze soprattutto estere. Quindi il Sud ha tutto un suo travaglio particolare all'interno del Novecento e Anna Maria Ortese ne racconta soprattutto i punti di debolezza e di fragilità, senza tralasciare quelle che è la magia di alcuni luoghi. Pensate a Napoli. Napoli è uno dei posti più belli d'Italia, una delle città che trasuda proprio bellezza, sempre però in un contesto di particolare difficoltà, di particolare fragilità. Non ci spostiamo geograficamente tanto quando facciamo riferimento a Carlo Bernari. Chi era Carlo Bernari? Un altro autore realista. Qui si abbandona, diciamo, la strada anticonvenzionale che avevano preso Massimo Bontempelli e Anna Maria Ortese. Carlo Bernari è un autore che si lega ad una particolare tematica, quella del lavoro. Anzi, possiamo tranquillamente dire che con il suo romanzo più importante, I tre operai, Bernari parla di realismo socialista. Che cosa vuol dire realismo socialista? Vi ricordo che la figura dell'operaio diventa una figura fondamentale nel Novecento. Perché gli operai dopo l'Ottocento, dopo la seconda rivoluzione industriale, all'interno del Novecento acquisiscono una coscienza di classe, aiutati da chi? Punto interrogativo. Dal Partito Comunista, che sia esso italiano, che sia esso estero, comunque il Partito Comunista si schiera a fianco degli operai e gli operai ne divengono il motore primo. Quindi questo realismo socialista si basa sul racconto della realtà degli operai. Operai che, ci vuole poco a dirlo, in quel particolare periodo storico soffrono una condizione di deprivazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei diritti. E quindi il racconto di Carlo Bernari è un racconto di gente che cerca una legittimazione sociale ed economica, diritti, ma anche dignità, una lotta veramente amarissima per emergere da quello che era un contesto storico difficilissimo, e Carlo Bernari ce lo descrive benissimo nei Tre operai. Arriviamo però a quella che è casa nostra, la Calabria. Cosa ha espresso la Calabria in questo momento nella letteratura italiana? Ha espresso un autore aspromontano, quindi proprio reggino, no? Si colloca all'interno della parte montana della provincia di Reggio Calabria, l'Aspromonte, ed è Corrado Alvaro. Corrado Alvaro, tra le sue opere, ha scritto Gente in Aspromonte, che è considerato da quasi tutti i critici il suo capolavoro. Un capolavoro che però è a tinte fosche, cioè fa un ritratto molto molto negativo della realtà, ma anche dell'esistenza. Perché attenzione, è vero che Corrado Alvaro per il linguaggio, per le tematiche, è un realista a 360 gradi, però fa anche un riferimento a quello che è l'esistenzialismo, quindi che è l'esistenza dell'uomo stesso e il suo interagire all'interno della società. Gente in Aspromonte è la storia di una Calabria amara, di una Calabria chiusa, soprattutto alle zone aspromontane. Sono zone senza collegamenti e soprattutto zone nelle quali lo Stato era completamente assente.
zone in cui i conti si regolano con la legge del più forte, zone nelle quali i padroni erano coloro i quali detenevano diritti antichi, la terra e soprattutto si fa avanti quello che sarebbe poi diventata la cellula della mafia, una storia di soprusi, di omertà, di diritti negati e di forza attraverso la violenza fondamentalmente. E c'è una piccola storia di questi pastori, pastori della famiglia di Argiro, che tentano di andare controcorrente per cercare di liberare quella che era la zona spromontana dai soprusi, per avere più diritti per i pastori, cose che oggi, alla luce delle conquiste sociali di oggi, ci sembrano scontati, ma allora non lo erano. Qual è il tratto di penna negativo che mettiamo su questo romanzo? È purtroppo la morale di fondo, sarebbe a dire che le lotte spesso e volentieri sono inutili, come nel caso degli Argirò, che finiscono con un nulla di fatto, perché quella società lì era così impermeabile alla richiesta dei diritti che la grande lotta di questi protagonisti è come se rimbalzasse, torna indietro. E questi pastori non hanno mai trovato neanche la giustizia all'interno di quella parte di società che la giustizia doveva garantirla. Ad esempio, i carabinieri finiscono arrestati perché colpevoli di essersi messi contro e di aver attuato una condotta violenta. E tutto questo fa dire a Corrado Alvaro che probabilmente lottare è inutile, perché le cose vanno come devono andare, quasi sempre in maniera negativa per i più deboli. Vedete, anche qui c'è una sorta di senso del socialismo, sarebbe dire il socialismo che si schiera dalla parte dei più deboli, che tenta una lotta, ma in questo caso la lotta che tenta va a finire male, va su un binario morto. E mi piace chiudere questo riferimento a Corrado Alvaro con una delle sue frasi più famose. Sarebbe dire: la disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Cosa ci vuole dire l'autore con questa frase durissima? Sarebbe dire che a un certo punto la sfiducia nei confronti del mondo, delle istituzioni che dovrebbero lottare accanto a te per i tuoi diritti, sono così marce queste istituzioni che probabilmente vivere onestamente non serve. Noi dobbiamo fare una valutazione. Stiamo parlando di un contesto importante, quello del realismo. Probabilmente questi autori potrebbero non venire fuori alla maturità, però dobbiamo essere bravi e concentrati, memorizzando quantomeno l'autore e che cosa, la loro opera e il loro punto di vista sulla società. Questo potrebbe essere un'ancora di salvezza nel momento in cui voi doveste affrontare anche il colloquio orale, la vostra capacità di inserirvi, di creare un ponte tra quello che è la storia, ad esempio il Novecento, la seconda metà del Novecento, e la letteratura italiana. Quindi utilizzate questa lezione come un supporto, ma soprattutto studiate, studiate sul libro di testo.